Cari amici, ben trovati, siamo in questo contesto di natura splendida, di santuario, di preghiera. Ci sono anche le possibilità qui per ritrovarsi e passare ore magnifiche che la natura e gli ambienti circostanti ci offrono. Che cosa vuole dirci Gesù in questa ultima domenica del mese di agosto? Vuole chiederci la vera conoscenza di noi stessi. E per avere la vera conoscenza di noi stessi, dobbiamo proprio rifarci al grande santo che in questa domenica, seppure non ricordato perché la liturgia che prevale è quella della 22esima domenica del tempo ordinario, però oggi celebriamo anche Sant'Agostino. Parto semplicemente da una sua affermazione: noverim te, noverim me. Che io ti conosca, che io mi conosca. E allora possiamo arrivare davvero alla conoscenza di noi stessi, alla misura di noi stessi, se conosciamo Lui e se conosciamo noi con gli occhi Suoi, con gli occhi di Lui, con gli occhi di Dio. Ecco perché sentiremo nella prima lettura quell'espressione del Siracide, uno dei libri sapienziali della Bibbia. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Non importa essere grandi, non importa essere potenti, non importa la rilevanza dei ruoli che abbiamo, importa che troviamo grazia agli occhi del Signore. Ma ascoltiamo la pagina di Vangelo, per noi molto significativa in questa domenica. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Lo sappiamo che il nostro mondo è un mondo dove esiste di fatto una lotta sulle precedenze. Tocca a me, sono io il primo, io ho diritto per primo. In qualunque luogo ci troviamo della vita sociale, civile, talvolta ahimè anche religiosa, la questione che si pone è sempre quella delle precedenze.
Ma allora dobbiamo recuperare una intelligenza delle cose, una misura di noi stessi, perché l'intelligenza delle cose della realtà passa da una vera lettura di quello che siamo noi. Nover in te, nover in me, secondo l'insegnamento di Agostino. Ed è chiaro che quando ci manca la misura di noi stessi, ci troviamo ad agire, operare, soltanto per l'affermazione di noi stessi, col rischio di cadere appunto nella contrapposizione, nella fatica, in un certo senso potremmo dire anche nella figuraccia di cui il Vangelo ci ha appena raccontato. Avendo occupato un posto che non ci spetta, ci ritroviamo ad essere retrocessi. E allora ci dice Gesù, con vergogna dovrai occupare l'ultimo posto. La cosa invece bella, ci dice Gesù, è quando siamo invitati a passare avanti, non perché abbiamo conquistato noi, ma perché passando avanti vuol dire che qualcuno ci ha invitato, qualcuno ha pensato proprio a noi, qualcuno vuole noi. Amico, vieni più avanti. Sono bellissime queste due espressioni. Nella prima non è neppure citato il referente, cedigli il posto, mentre nella seconda viene detto amico, passa più avanti. Sentiamo anche in questo verde che stanno lavorando per noi, stanno lavorando per tenere ordine. Ebbene, Gesù utilizza però un'altra immagine, non solo legata al fatto che possiamo fare figuracce quando abbiamo le nostre pretese da accampare. Gesù ci dice anche, stai attento ai tuoi fratelli, non giudicarli o valutarli secondo una dignità che scaturisce da un calcolo umano. Chi è ricco, chi è povero, scegli coloro che non possono darti nessun contraccambio. E quindi, se dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Sarai beato proprio perché non hanno da ricambiarti. Questa espressione di Gesù deve essere per noi motivo di consolazione profonda. Allora, conosciamo veramente noi stessi quando qualcuno ci dice amico, passa più avanti. Conosciamo veramente noi stessi quando Gesù ci dice guarda che sei beato perché nessuno può ricambiare il bene che tu hai fatto. Ma Gesù aggiunge anche riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Allora che cosa attendiamo? Cioè, qual è la tensione che anima la nostra vita? L'affermazione di noi stessi o la salvezza che viene da Lui? Quello che noi ci accapariamo, i posti che arriviamo a occupare, le precedenze che difendiamo o quello che Lui viene a fare nella nostra vita. Ebbene, ripeteremo nel Salmo responsoriale che Dio ha preparato una casa per il povero. Attenzione che troppe volte noi leggiamo alcuni termini della Scrittura con un'inclinazione prettamente sociale. Il povero nella Scrittura non è sempre solo
quello che non ha niente, il miserabile, l'affamato, l'accattone. Il povero è colui che sa stare al suo posto perché si conosce con gli occhi di Dio. Allora è attento a stare dove Dio lo pone, dove il Signore lo vuole, perché sa che lì c'è per lui il dono della salvezza, c'è per lui la casa che il Signore prepara. Buona domenica, buon cammino a tutti voi. Ci diamo appuntamento mercoledì nella nostra cattedrale per fare festa al nostro vescovo che è stato creato cardinale e che quindi in questa festa ci ricorda come tutti siamo bisognosi dei doni di Dio e vogliamo camminare dietro a Lui. Un augurio di cuore al nostro vescovo per ogni bene, perché questo tornerà anche a vantaggio della nostra chiesa locale. Buona domenica a tutti voi.